Per guitti senza carrozzone c'è un'amicizia oramai trentennale con Vincenzo Leto e siccome lui è uno di quei bimbi appassionati, perché Vincenzo adesso è un attore di un certo spessore, fa laboratori teatrali, ha collaborato con tanti personaggi famosi, ma era un bambino di quelli che veniva al teatrino e si metteva lì con la bocca, con la faccia, gli occhi. Quando lui mi ha proposto questo spettacolo, questa breve, perché quella poi è una versione molto ridotta della commedia che presentiamo, io non ho esitato, ma solo ed unicamente perché a me mancava il crotonese e di conseguenza penso che al crotonese mancava il teatrino. Quindi per far sentire la nostra vicinanza in questo momento ho consentito a fare questa cosa e abbiamo fatto volentieri questa cosa e ha riscosso pure un discreto successo. E la cosa mi fa piacere, ma non perché io ci abbia guadagnato o Vincenzo ci abbia guadagnato qualcosa, ma perché proprio noi abbiamo bisogno del contatto col pubblico. In quel momento non era possibile, però noi dobbiamo far sentire al nostro pubblico che ci siamo e che cerchiamo di rallegrarli nonostante la situazione pessima, diciamo, che stiamo vivendo in quest'ultimo periodo.